Allora do un caloroso benvenuto ad Approdo alla lettura a Sandro Capodiferro con Fiori di Agave sulla collina delle fate, edizioni Croce. La curva sud. Allora, seconda opera, ci siamo? Seconda opera, infatti, vabbè, come ti dicevo prima, la prima cosa che volevo fare era ricordare un anno fa, quando eravamo qui parecchi di noi già. Questa volta devo dire siamo qualcuno di più e questa cosa chiaramente mi rende particolarmente felice. Durante quest'ultimo anno, così va bene, Storie da un sogno mi ha regalato tanti sogni, mi ha fatto incontrare tante persone che hanno commentato il mio libro, e questa cosa è la cosa più bella che possa accadere per un autore. Quindi il primo applauso che vorrei appunto è per voi stessi, per avermi seguito e per essere qui stasera. Grazie. Quest'anno nel libro, come avrai avuto modo di vedere, ho inserito anche tre artisti. Ci sono tre artisti che hanno, diciamo, con i quali abbiamo creato una sorta di piccola galleria emozionale, chiamiamola così, tre artisti di estrazioni totalmente diverse, usano anche delle tecniche diverse, e che mi faceva piacere ringraziare sempre con un applauso, e sono Nicola Way, che è qui davanti a me, grazie per le sue meravigliose donne, Cristian Riminucci, che è lì seduto, che è autore del quadro che vedete in copertina. Complimenti. E il grande mio amico Pietro Olivieri, anche detto oramai maestro delle sabbie, che ha lasciato appunto qua dentro altre opere, e nonché quella in quarta di copertina che è il suo gabbiano. Quest'anno per questo libro, oltre a ringraziare Fabio Croce che è laggiù, sempre per la grossa opportunità, ho un ringraziamento molto importante da fare ad un personaggio molto importante, conosciuto diciamo per caso, che siamo abituati tutti quanti a vedere in televisione. Sto parlando di Gianni Maritati, e lo invito a raggiungerci qui sul palco per dirci due parole. Sì, ecco Gianni. Beh, non ha fatto niente. Ha fatto la prefazione del libro, quindi non è che non ha fatto niente, ha fatto tutto. Prego. Prego, mettete qua. Di cosa? Certo, la prefazione la... Iniziamo dall'inizio. Iniziamo dall'inizio. Abbiamo fatto pittore, scultori, adesso chi ha donato la prefazione? Io, come dire, sono rimasto colpito prima di tutto dal titolo. Con Sandro ci siamo conosciuti alla festa del libro di Ostia, siamo diventati amici, abbiamo presentato anche il suo primo libro, Storie da un sogno, e poi mi ha gentilmente dato l'opportunità di leggere un altro manoscritto, che poi adesso non si dovrebbe dire, ma non è manoscritto, non è dattilo scritto. Come si chiama? Non si capisce. Si continua a dire manoscritto, e vabbè. Mi ha colpito molto il titolo. Il titolo è molto bello, Fiori di Agave sulla collina delle fate. Tenete conto che dicono i ricercatori che il successo di un libro è legato al 50% al titolo e alla copertina. E questo 50%, secondo me, voi lo potete già constatare fin da adesso. È un 50% ben meritato. Cercheremo di capire l'altro 50%. Ecco, io ho avuto la fortuna, ripeto, di leggerlo in anticipo e mi ha colpito molto. Ho scritto una breve prefazione perché io penso che le prefazioni dei libri, dei romanzi soprattutto, debbano essere diciamo brevi, incisive, devono invogliare alla lettura, non devono far perdere tempo, devono semmai incuriosire. Ecco, l'opera aspetta soltanto di essere letta, di essere consumata, di essere interiorizzata. E lui mi ha presentato quest'opera in cui si intrecciano le vite di due donne che, voglio dire, come fai a conoscere così bene l'animo femminile? La prima cosa che ti viene in mente, no? Cioè io non, onestamente non credo di avere questa conoscenza così
così forte, così anche inquietante certe volte, però sempre in senso positivo, è dell'animo femminile. La prima cosa che mi ha colpito è questo, per cui diciamo onore al merito, no, di questa ispirazione. E l'altra cosa, lo stile, quindi due storie che si intrecciano, dico nella prefazione, come le eliche del DNA, che a un certo punto tu non sai più qual è la distinzione tra vita e letteratura, tra realtà e fiction, poi a un certo punto qualche cosa si comincia a intravedere, qualche cosa si comincia a capire, e anche questo è fonte di sorprese, di appagamento. E, ecco, la scrittura di Sandro mi è sembrata subito una scrittura, come dire, un po' come cosa suonano gli indiani per far il serpente, no? Incantatrice, ecco, non mi veniva in mente, è una scrittura incantatrice, non è aggressiva, non è violenta, non ti vuole, cioè non è un pugno nello stomaco, però a un certo punto, come dire, comincia una musica, ecco, e ti porta dove, un po' dove vuole lui, no? E questa pure è un'altra qualità che mi ha colpito molto. Dico questo non perché mi abbia pagato, no, lo dico sinceramente, perché a volte uno dice, vabbè, lo dici perché è tuo amico, perché dopo ti offre la cena, perché dopo, ecco, no. Oltre quello. Quello sì, perché se no gli è meno, insomma. Però quello è il mio. Però veramente io non, chi mi conosce lo sa, non ho mai legato il mio nome, anche una piccola prefazione, anche una cosa, a un'opera che io non ritengo veramente degna, ma non perché come se io avessi una firma, chissà quale firma, eccetera, perché è stato un insegnamento che io ho ricevuto fin da quando ero ragazzo, che iniziai a 18 anni il mestiere di giornalista. Io ho iniziato, diciamo, con Madre Chiesa, cioè scrivevo nel settimanale diocesano di Avvenire, quindi della diocesi di Roma, e ci fu un prete che mi disse: Gianni, tu non legare mai il tuo nome a uno scritto che non sia degno di te, per cui se devi scrivere un articolo lo devi firmare, lì c'è la tua la firma, è la cosa più importante che tu abbia, e quindi non la legare mai a niente che sia debole, che sia fiacco, che sia diciamo non particolarmente, cioè, e io ho cercato di mantenere sempre questo impegno, e penso con Sandro di averlo fatto. Io direi che complimento migliore non poteva essere dato al libro, quindi grazie mille Gianni, grazie. Me ne posso andare? Sì, sì, aspetta la cena. Io comincio a preparare i tavoli, ecco, mi raccomando. Grazie. A dopo, grazie. Di due donne, ma per quale motivo hai deciso di dare questo titolo? Sì, dunque la storia del titolo è un po' dibattuta, e qui in mezzo a voi c'è anche qualche testimone che mi ha visto con più di una perplessità, perché il primo titolo al quale avevo pensato era questo, poi c'è stato un periodo nel quale l'avevo cambiato prima della pubblicazione, e poi alla fine è ritornato ad essere questo. La scelta dell'agave è una pianta che si conosce poco, secondo me, o almeno magari sto facendo degli altri un'ignoranza che fondamentalmente forse era soltanto la mia. Nel senso, io l'agave l'ho conosciuta qualche anno fa perché una guida in Turchia mi spiegò non tanto la pianta quanto la storia di questa pianta. A favore di tutti, questa pianta, vabbè, fa delle foglie enormi, sono delle foglie grasse, ha delle spine ai lati, che cresce a dismisura per tanti anni, fin quando un giorno dal suo centro nasce un bocciolo che comincia a crescere, a innalzarsi sopra la pianta fino a superarla. Alla fine questo bocciolo esplode in un fiore meraviglioso e lascia a terra i semi con i quali la pianta si rinnoverà, ma morendo sia il fiore che la pianta che l'ha generato. Quindi, diciamo, secondo me ha una storia dietro un po' triste, perché parla di una morte che rinnova, come diciamo in effetti dovrebbe essere la morte. Alla fine la morte può essere un rinnovamento, anche quello. Non voglio dire altro perché altrimenti, diciamo, si scopre troppo della trama del libro. Sandro, tornando alle protagoniste del tuo romanzo, chi sono Adele e Felicita? Allora, Adele e Felicita sono un parallelo che alla fine forse è inesistente.
è un parallelo che alla fine si sposa su una stessa linea retta. Io ho scelto due donne per descrivere, diciamo, questa contrapposizione di intenti, di sentimenti, di sensazioni, però alla fine l'ho fatto solo ed esclusivamente perché ritengo il mondo femminile molto più interessante per essere descritto, ha molti più colori, ha molte più sensazioni. Non lo so, come scrittore mi appassionava molto di più scrivere di donne che non di uomini, però il discorso di questo tipo di parallelismo vale anche per gli uomini. C'è una Felicità e una Adele in ognuno di noi, uomini compresi, perché fin quando continueremo a ergere di fronte a noi degli altissimi muri fatti di convinzioni troppo, troppo ostentate, ci difenderemo sicuramente dall'attacco delle idee degli altri, ma non riusciremo a vedere al di là di questo muro le idee e le convinzioni delle altre persone, quindi perderemo un'occasione di arricchimento per ognuno di noi. Quindi ogni tanto bisogna lasciarsi andare e pensare che nell'altro che ho davanti c'è qualcosa di buono e sicuramente qualcosa da imparare. Io mi permetto di fare un commento personale, perché quando ho letto il libro, l'ultima pagina, mi è venuto in mente un'autrice che io adoro, amo di più, che è Virginia Woolf. Virginia Woolf diceva che in una stanza tutta per sé, diceva: l'uomo può descrivere la donna quanto vuole, ma c'è una parte dietro la nuca della grandezza di 10 centesimi che l'uomo non riuscirà mai, mai ad azzeccare e a descrivere della donna. Quell'universo è privato. Secondo me tu ci sei andato veramente vicino. Grazie. Prego. Grazie, grazie. Concludo con una riflessione e poi lasciamo il palco ai musicisti. È una riflessione che ci tenevo a fare con qui che ci sono, insomma, parecchie persone. Qualche giorno fa in televisione ho ascoltato della proposta da parte di Silvano Agosti, credo si chiami, un regista italiano, di proporre all'UNESCO di eleggere a patrimonio dell'umanità l'essere umano. Dunque è un paradosso, diciamo in termini, perché voglio dire, l'essere umano che si autoproclama patrimonio dell'umanità. Ognuno ha chiaramente le sue opinioni. Personalmente mi rattrista pensare che abbiamo bisogno di qualcuno che vada all'UNESCO a dire che siamo un patrimonio. Molto probabilmente ce lo siamo dimenticato. E il libro credo serva anche a questo, ha anche questo di contenuto. Ognuno di noi è unico e irripetibile, siamo oggi delle persone che nessun altro è mai stato come noi in passato, nessuno lo sarà mai in futuro. Il vero patrimonio è questo, il vero patrimonio che abbiamo è quello delle nostre diversità, delle nostre particolarità, ma come tutti i patrimoni devono essere spesi in qualche modo, e la prima cosa da fare per spenderlo però è toglierci di dosso tutti quanti quei burka sociali fatti di taglie 40 e neanche il tempo di respirare per le donne e di stupido machismo per gli uomini. Credo che facendo così forse ci sveglieremo un giorno e avremo di fronte un mondo diverso. Magari sicuramente non sarà perfetto, ma di sicuro avrà una cosa, somiglierà più a noi, questo ve lo garantisco. Grazie. Grazie. Grazie a te. Ma grazie davvero. Sandro Capodiferro, autore di Fiori di Agave sulla collina delle fate, edizioni Librerie Croce. Grazie Patrizia Palese, ci vediamo il 30 settembre. Come sempre invito l'autore sotto palco per un pasticcio, e incontrare i lettori e autografare i libri e quant'altro. We'll be right back.